un assistente digitale per l'attività legale che non vada mai a sostituire o mettere in discussione la figura dell'avvocato. Tutto questo è Jurispedia, la nuova startup che tramite l'intelligenza artificiale vuole sostenere il lavoro dell'avvocato dimezzando i tempi di consultazione delle banche dati. Un progetto che nasce da un'idea della casa editrice 2.0, recentemente ammessa allo startup program di Innovatech, hub specializzata in servizi di capitalizzazione per startup. Abbiamo pensato a capire quali fossero gli strumenti più interessanti e più utili per l'attività dell'avvocato. Uno di questi nella pratica quotidiana è quello dell'utilizzo delle banche dati giuridiche. Mentre costruivamo questa piattaforma che si chiama appunto Jurispedia, l'intelligenza artificiale stava sempre prendendo più piede e scegliemmo di provare ad integrare questa piattaforma con un'intelligenza artificiale. Non sapevamo neanche noi dove saremmo andati, però sentivamo che sarebbe stato il futuro, e in realtà nel giro di qualche mese il futuro è diventato presente. Ciò che differenzia Jurispedia rispetto alle altre intelligenze artificiali è la competenza degli avvocati e dei professionisti che aggiornano le banche dati, a differenza di ChatGPT, che attinge dal web e da info derivanti anche da pseudoesperti. La nostra intelligenza artificiale invece fa le sue valutazioni, le sue ricerche e le sue elaborazioni all'interno della piattaforma che abbiamo creato. In quella piattaforma scrivono soltanto professionalità certificate, avvocati, esperti della giurisprudenza, esperti del settore, e in più vengono costantemente aggiornate le informazioni, per cui se oggi vale un'informazione che fra 30 giorni non vale più, quella stessa informazione viene modificata dall'utente umano. L'avvocato potrà dunque ottenere sentenze editabili, commentate e sintetizzate tramite un semplice click, senza dover più aspettare i tempi tecnici derivanti dallo studio delle banche dati da parte di assistenti di studio. La sfida più grande, però, consisterà nel superare lo scetticismo di alcuni avvocati più navigati. Sì, molta resistenza che abbiamo combattuto spiegando loro che la nostra intelligenza artificiale non sostituisce affatto il lavoro dell'avvocato. La strategia, per dirne una, la strategia difensiva la stabilisce l'avvocato, ma se l'avvocato per l'elaborazione della sua strategia necessita di una serie di informazioni, piuttosto che andarsele a cercare manualmente o con l'aiuto di assistenti umani, li cerca digitalmente con l'aiuto dell'assistente digitale e ottiene la risposta nel giro di nulla.